Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e sono appassionato di elettronica fai da te e domotica. Nel video di oggi vi mostro come ho realizzato una rete LAN cablata a casa mia, con delle prese di rete in varie stanze, per collegare a internet i computer e gli altri dispositivi che hanno una porta LAN, come le stampanti. Infatti il mio 2024 è iniziato con un'ottima notizia. A casa mia è arrivata la connessione in fibra ottica da 1 gigabit per secondo. Alcuni anni fa avevo già installato una piccola rete LAN cablata. Ora dovevo adattarla per supportare la velocità maggiore della nuova connessione e già che c'ero ho fatto anche alcune modifiche. Ora vi starete chiedendo, perché usare una rete cablata quando c'è il wifi? Sicuramente una rete cablata è molto più stabile di una connessione wifi e permette di sfruttare tutta la velocità della connessione senza perdite, anche magari in punti dove il segnale wifi è debole. Inoltre a una rete cablata potremo collegare degli access point per portare la connessione wifi anche in punti lontani dal router principale. Ma ora iniziamo! Tra qualche minuto installeremo la rete in casa, ma prima vi voglio mostrare sul banco come funziona una rete LAN cablata. Generalmente una rete domestica parte dal router che ci viene fornito dall'operatore telefonico. Quel router si connette alla fibra ottica e ci permette di accedere a internet attraverso la rete wifi che genera, oppure con le porte LAN che ha sul retro. Generalmente c'è anche una presa per un telefono, su cui però non c'è molto da spiegare. Se vogliamo collegare un computer al router con un cavo Ethernet, possiamo collegare la sua porta LAN a una di quelle del router. Allo stesso modo possiamo collegare una stampante o altri dispositivi, e verrà un momento in cui le porte LAN del router finiranno. Qui ci serve uno switch, che permette di collegare tanti dispositivi a una sola porta LAN del router. Infatti lo switch ha il compito di indirizzare il traffico di rete verso i dispositivi a cui è destinato. Lo switch che ho scelto ha 8 porte e supporta una velocità di 1 gigabit per secondo. Ovviamente ci sono switch con più porte e anche che supportano diverse velocità, addirittura 10 gigabit per secondo. In ogni caso è meglio che la velocità dello switch sia adeguata a quella della connessione a internet, se no la limiteremmo inutilmente. Nella mia rete ci sarà anche un access point per portare la copertura wifi in una zona lontana dal router. Di access point ce ne sono diversi tipi e se lo abbiamo possiamo anche sfruttare un vecchio router modificando le impostazioni. Questo è l'access point che ho scelto io, che supporta una velocità di oltre 1 gigabit per secondo e può essere montato a muro. Questo access point inoltre supporta la tecnologia PoE o Power over Ethernet, grazie a cui sia l'alimentazione che i dati viaggiano attraverso il cavo di rete che lo collega allo switch. Questa funzione è molto interessante, perché all'access point non dovremo collegare un alimentatore esterno, ma soltanto il cavo di rete, e quindi non serve una presa elettrica vicina. Perché ciò funzioni dall'altra parte del cavo di rete bisogna collegare un alimentatore PoE, che possa dare alimentazione all'access point. In alternativa possiamo comprare uno switch PoE, che unisce in un unico oggetto lo switch e l'alimentatore PoE. In questo modo sarà direttamente lo switch a fornire alimentazione ai dispositivi che la richiedono, che possono essere gli access point o anche le telecamere di sicurezza. Ora che abbiamo visto come funziona una rete cablata, possiamo installarla. La prima cosa che ci serve è un rotolo di cavo di rete. Di questi cavi ce ne sono di diversi tipi e i più diffusi sono il CAT5e e il CAT6a. Il CAT5e supporta una velocità di 1 gigabit per secondo, mentre il CAT6a supporta 10 gigabit per secondo. Per la mia rete userò del cavo CAT5e, perché
perché è più sottile del Cat 6A e quindi è più facile da installare e da far passare nei tubi. Come abbiamo visto poco fa, dallo switch partiranno tutti i cavi che vanno alle prese di rete. L'ideale è trovare per lo switch un punto centrale, da cui sia comodo far partire tutti i cavi. Ovviamente poi il problema è portare i cavi di rete alle diverse stanze. La soluzione migliore, secondo me, è sfruttare i tubi dell'impianto elettrico che sono già presenti nei muri. In questo modo i cavi saranno completamente nascosti. Però i cavi di rete normali si possono mettere solo nei corrugati vuoti o in quelli della TV o del telefono, ma non insieme ai cavi della 230V, perché non hanno un isolamento sufficiente. Esistono dei cavi di rete che hanno un isolamento maggiore, che possono stare insieme ai cavi con la 230V, anche se comunque le prese di rete vanno messe in scatole a parte. In alternativa si possono montare delle canaline esterne sui muri, che se vengono montate bene non sono neanche troppo brutte da vedere. Per fissare le canaline vi consiglio di usare dei tasselli, perché anche se non sembra danneggiano il muro molto meno rispetto al biadesivo. Alle due estremità di ogni cavo della rete dovremo mettere delle prese RJ45. Per le prese a parete ci sono quelle di questo tipo, che si montano in una scatola come delle normali prese elettriche. Collegare queste prese è veramente semplice e non richiede attrezzi, e l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è seguire lo schema dei collegamenti che è stampato sulla presa. Un'altra possibilità sono i connettori RJ45 da crimpare sul cavo. Per questi bisogna prima mettere i fili nell'ordine giusto e poi montare il connettore usando una pinza per crimpare adatta. Finalmente possiamo installare la rete e per iniziare ho messo il cavo che porta la connessione a internet dal router allo switch. Nel mio caso il router della fibra è in soggiorno. Appena sotto ho montato una scatola in cui ho messo una presa di rete. Con un cavo ho collegato una delle porte LAN del router a questa presa. Il cavo che parte dalla presa va avanti per un pezzo con una canalina esterna ed entra in un foro passante nel muro. Dall'altra parte il cavo arriva in un armadio, dove prosegue per un tratto con una canalina. Con un foro angolato il cavo entra in una scatola di derivazione vuota, che è vicina a dove verrà messo lo switch. Un'altra presa di rete l'ho messa nella mia camera, per collegare il computer. Il cavo per questa presa l'ho fatto passare in un corrugato dell'impianto della TV, perché aveva una presa della TV sotto la scrivania. Dall'altra parte del tubo il cavo arriva alla scatola principale della TV, che è nello stesso armadio dove metterò lo switch e dove sto facendo arrivare tutti i cavi. Al piano di sopra volevo montare un access point per estendere la copertura del wifi e due prese di rete, per collegare una stampante e il PC che fa funzionare Home Assistant. Per portare i tre cavi di sopra ho sfruttato un corrugato vuoto che era stato pensato per installare un allarme, che va dall'armadio dove metterò lo switch a una scatola messa al piano di sopra. Le due prese saranno messe nella stanza a fianco, quindi partendo da questa scatola ho fatto un foro passante nel muro, in cui ho infilato due dei cavi. Il terzo cavo invece sarà collegato all'access point, quindi ho crimpato un connettore RJ45 all'estremità. Per montare l'access point sopra alla scatola ho stampato in 3D un adattatore che ho avvitato alla scatola con due viti, facendo passare il cavo nel foro. Prima avevo messo due dadi M4 nel pezzo stampato in 3D, quindi ho potuto fissare la base dell'access point con due viti. A questo punto è bastato collegare l'access point al cavo e montarlo. Ovviamente prima di montarlo avevo già configurato l'access point con tutte le impostazioni. Per le prese da mettere nell'altra stanza ho montato una canalina attorno alla porta,
per portare i cavi dal foro da cui escono fino a una scatola esterna. Per montare la canalina ho usato dei tasselli e con un po' di pazienza è venuto un lavoro abbastanza pulito. Ai due cavi ho collegato due prese di rete che ho montato nella scatola esterna. A questo punto avevo tutti i cavi di rete che uscivano dalla scatola nell'armadio. Sulla parete a fianco ho montato lo switch e l'alimentatore PoE. Per alimentarli ho montato due prese elettriche sul coperchio della scatola da cui escono i cavi della rete. Infatti da questa scatola parte un tubo che la collega a una scatola vicina, da cui ho preso l'alimentazione per le prese. Sul coperchio della scatola ho fatto anche un foro, da cui ho fatto uscire i cavi della rete. A tutti i cavi ho crimpato un connettore RJ45 e ho messo anche un'etichetta che indica a quale presa sono collegati. Su una rete così piccola questo può sembrare inutile, ma è molto comodo se c'è un problema per individuarlo subito. Il primo cavo che ho collegato allo switch è quello che viene dal router. A un'altra porta dello switch ho collegato l'ingresso dell'alimentatore PoE e all'uscita ho collegato il cavo che va all'access point Wi-Fi. Allo switch ho collegato anche il cavo che va alla presa di rete a cui ho collegato il mio computer e i due cavi che vanno alle due prese di rete del piano di sopra, a cui ho collegato il PC di Home Assistant e la stampante. Ora è tutto collegato, ma devo mettere un bel po' di ordine ai cavi. Ah, molto meglio. Certo, la mia opera di cable management è chiusa in un armadio e nessuno mai la vedrà, ma è più forte di me. I cavi in disordine mi danno un gran fastidio. Comunque la rete funziona alla grande, sia per i dispositivi collegati con il cavo che per quelli connessi al Wi-Fi, come gli smartphone e i relè domotici. Intanto questo video finisce qui e io spero che vi sia piaciuto e magari vi sia stato utile. Se vi interessa l'elettronica date un'occhiata al mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.